Ai tempi, quando abbiamo registrato il nostro album 23, abbiamo usato un H8000 e un Eclipse sulle chitarre. Dopo aver fatto questo album, ho deciso di iniziare a portare i pedali della Eventide con me in tour per cercare di riprodurre alcuni dei suoni che avevamo creato nello studio con questi prodotti della Eventide. Allora, ci ho messo un po' di tempo a imparare a usarli perché sono abbastanza non complicati, però ci sono molte opzioni da scegliere, molti suoni da ascoltare. Comunque, io mi sono più che altro molto affezionato al Pitch Factor, con il quale ho anche iniziato a comporre delle canzoni e a usare come proprio strumento per imparare a scrivere musica, e che ho sempre anche nella pedaliera. E poi uso anche molto lo space, che tengo anche questo nella pedaliera, che uso più che altro come riverbero dal vivo. Per la Eventide ho anche fatto dei presets, che sono più che altro sul pitch factor, che è stato molto divertente, è stato un processo molto divertente. Sì, adesso sto utilizzando due H9 nella pedaliera che porto in tournée, che hanno rimpiazzato il mio time factor e il mio pitch factor. Come reverbero uso sempre lo space che ho tuttora nella pedaliera. E gli H9 sono anche molto più leggeri, dunque mi aiutano molto nei trasporti, che in tournée, insomma, si prendono sempre molti aerei e più leggeri si è, meglio è. Nel frattempo il mio pitch factor adesso lo sta usando Kazoo, nella sua pedaliera, che usa sia con tastiere che con chitarra. Allora, sul nostro nuovo album Baragan, col Pitch Factor ho scritto due pezzi. Uno si chiama 7-2, che è l'ultimo pezzo del disco, e l'altro si chiama Penultimo, che è il penultimo pezzo del disco. E sì, li ho scritti programmando il pitch bend con un suono che mi ha ispirato praticamente a fare questi arpeggi che si possono sentire sul disco. Dal vivo usiamo anche il pitch factor come whammy per pezzi come 23 e pezzi come No More Honey, che hanno queste linee dove il suono modula. E il pitch factor lo usiamo con un expression pedal della Ernie Ball. Dal vivo usiamo anche come monitor, per le nostre spie, usiamo uno space, come riverbero e un time factor come tap delay, che sono sempre molto bello avere perché ci ispira anche a suonare e fare dei concerti più belli e più divertenti. Allora, sullo space ho usato molto dei suoni di spring, cioè dei riverberi di spring, che mi piace molto perché ha anche un bellissimo tremolo, ha una bellissima qualità. E di questi ho fatto circa 4-5 presets. Poi uso anche dei riverberi che mi piacciono molto, sono Hall e lo Shimmering, che uso anche molto spesso dal vivo in alcuni dei pezzi nuovi specialmente. Comunque il pitch factor, diciamo che si è diventato quasi il mio pedale preferito, anche perché sta diventando parte del mio suono e parte di come io sto in questi giorni anche scrivendo della musica. E con questo pedale ho fatto circa una quarantina di presets che uso, e adesso sta iniziando a usare anche Kazoo e creando anche lei dei suoi presets molto belli. E poi sia io che lei li usiamo, ma li usiamo anche molto diversamente, anche se magari lo stesso suono lo usiamo molto diversamente. Un'altra cosa che sono molto contento e eccitato di provare è il looper della Eventide, sempre che fa parte del time delay, del time factor, che ha anche reverse e dà una qualità di suono molto bella. Sono molto felice anche di poter usare questo pedale dal vivo, iniziare a usare questo looper dal vivo.